Cari amici, riprendiamo i nostri video con tutta una serie di considerazioni basate soprattutto sulla rassegna stampa. Quello che a noi interessa è indurre i nostri amici a ragionare sui fatti e incominciamo subito a farvi vedere alcune cose. Quando ci fu il lancio di Greta, io capii subito che si trattava di un'operazione piuttosto squallida. Molti ancora oggi ci credono. Poi, quando Greta fu ricevuta dal Papa, capì che era tutta una truffa, perché se sei ricevuto dal Papa, significa che è tutta un'operazione, che dietro c'è un giro di soldi. C'è un articolo qui, di sabato 20 aprile 2000... Ricordiamoci... Renatino, lo ricordi Renatino di Trastevere? Sì, qual era quel Renatino? Perché io ricordo che il commercialista della mafia romana. Ah, beh, che, che fu sepolto in un sepolcro dentro una cattedrale romana. Esattamente. Una qualunque chiesa qualunque. Esattamente. A Santa Maria in... In Trastevere. In Trastevere, sì. Cioè, quella chiesa che sta di fronte a Piazza Navona. Alla base di... Anzi, che? Meglio, quella chiesa che sta di fronte a Piazza delle Cinque Lune. Bravo. Cari amici. No, sta a Trastevere. Santa Maria. Santa Maria in Trastevere sta a Trastevere. Alle spalle del Giannicolo. Quella chiesa lì, dove è stato sepolto il... Allora non era Santa Maria in Trastevere, era un'altra... No. Era quella che sta di fronte a Piazza delle Cinque Lune, uscendo dal Trastevere per andare verso... Ma quale Trastevere? Scusa, Trastevere, dal Tevere. Ah, okay. Dal Tevere a Lungotevere, che ecco, ho detto Trastevere ma pensavo Lungotevere, andando verso Piazza Navona, sulla sinistra c'hai questa chiesa il cui parroco... Alla domanda. Ah, ho capito, bravo, ci siamo pure soffermati davanti a valutare e fare considerazioni, appunto. Sì, sì. E poi davanti fai altri 50 metri, c'è Piazza delle Cinque Lune. Sì, sì, manco, lì è proprio di fronte, sì. E a domanda dell'intervistatore del perché avessero seppellito un tale... delinquente. La chiesa non c'è delinquente, lui si è pentito. Il punto di morte si è pentito. Certo. Vedi, qui io ho portato delle cose, è molto interessante, perché a fronte di precise contestazioni, il Papa, vedi cosa dice? Non me lo ricordo. Poverino, ha dei vuoti di memoria oramai, l'Alzheimer galoppa. Dice, non mi ricordo. Parrebbe che abbia affermato qualche giorno fa che aveva intenzione di vendere il Vaticano. Sì. Allora, ma non sarebbe una cosa nuova, perché Giovanni XI se l'è venduta il Vaticano. Ma questo è anche altro. La carica di Papa. Ma la Madonna, ma questo è altro, capito? Sempre con l'autorizzazione della Madonna, ricordiamoci. Certo. Noi siamo federissimi. Voi dovete sapere che noi... Non è una cazzata, è vero, Stavo facendo una considerazione proprio ieri sul fatto che perché questi preti predicano il solo Dio? Perché a quel punto, essendo loro i rappresentanti di un solo Dio... Non ci possono essere altri a rompere le palle. A rompere le palle. Laddove invece la grande libertà e liberalità della paganità, per ogni divinità avevano i loro sacerdoti. A Roma avevano oltre 100 dei. Con leggi di sacerdoti, in più ci mettevano le svestali, quelle ben svestite. Sì, sempre. Allora, no, ci mettevano i tempi del meretricio, certo. Era il sacro meretricio, le ancelle e le vestali erano consacrate al Dio e gli introiti che loro avevano in tutti i sensi andavano in parte percentuale anche al Dio e ai sacerdoti. Non e voi vedete che è tutto pertinente, perché qui abbiamo un testo che io volevo leggerle, intitolato Il commercio delle suore. Troppo bello. È qui, cari amici.
il commercio delle suore. Cari amici, voi vedete andare... Non farlo vedere, è troppo bello. Voi andate in giro per certe città e vedete tante suore che sono in realtà suore indiane. Del sacro prepuzio, del sacro monte, sì. Carmelo. Non solo, poi c'erano, anzi ci sono, le ancelle della aspetta, si chiamano ancelle, e là c'hanno la generalizia sulla via Cassia, e si chiamano ancelle del sacro, comunque c'è. No, sì, del sacro, non Carmelo. Monte? No. Oh, sai che non mi viene... Oh, vabbè. Gli orti dei Getsemani? No. Del Salvario. Le ancelle del Calvario. Allora, queste suore, che cosa fanno? Che ci sono dei... Così come ci sono i trafficanti di negri, che poi sono prevalentemente sono organizzazioni cattoliche, cattocattoliche, cattocomunistiche, insomma, ci sono anche quelli che commerciano le suore, perché vanno in India, in certi paesi dell'India dove c'è un'alta percentuale di cattolici, e offrono una vergine. No, che offrono un'opportunità. No, perché non so più vedere. È un'opportunità di studio e di analisi e di lavoro in Europa. Queste abboccano e loro le portano nei conventi. Poi quando sono entrate nei conventi, c'è scritto qui. E lì sono chiuse, e lì sono chiuse. Gli chiudono le case chiuse. Sì. E lì le chiudono nel convento e lì dice è per la sacra sindole. È fatta, fatti suore, né più né meno di quello che succedeva nel 500, nel 600, poveracce, dove chiudevano tutte queste figlie di buona famiglia in sovrabbondanza. Che non trovavano marito, non avevano possibilità di trovare marito e soprattutto portavano via i soldi alla famiglia. Invece la famiglia versava una tantum e queste suorine erano lì a aspettare di poter... Come la monaca di Monza insegna. Esattamente. E lui l'ha scritto proprio per questa ragione. Beh, era diffusissima la questione. Certo. Tant'è vero era che la generalità poi dei casi proprio. Queste suore... Cioè avevano... non c'era nessuna vocazione, non c'era nessun ma trasporto. Assolutamente, ma assolutamente... Era una necessità nobiliare, sociale. Esattamente. E quindi quelle quando capitava un bel fustacchione... E se ci provavano. Ma supplivano sempre con l'estasi. Se voi vedete, entravano in estasi, tutto era lecito. Pensando a Gesù, entravano in estasi, tant'è vero che ci sono moltissime chiese barocche dove ci sono appunto le statue di queste sante donne che sono perfettamente in estasi lì, perché pensano ovviamente di essere santificate dal buon Gesù, mica da altro. No? Allora ecco qui che c'è il libro, poi lo leggeremo. C'è anche un libro dedicato alle indulgenze, cari amici, è qui. E ve lo voglio da leggere. Chi sono state inventate le indulgenze? Qui c'è scritto. Con la liberazione dalla paura apocalittica di distruzione del mondo, succeduta allo scavalcamento del confine temporale dell'anno 1000, dell'era volgare, la civiltà europea si scuote dal secolare torpore. L'arte e la storia ci testimoniano il fervore umano di opere e di eventi che caratterizzano la seconda parte del Medioevo, che a sua volta precede il Rinascimento. I primi 2 o 3 secoli successivi all'anno 1000, al fatidico e tremendo limite di incerta sopravvivenza planetaria, come oggi, no? Ad oggi c'è il rischio dell'atomica, non solo, in mancanza di questo se ne sono inventate un'altra, non a caso, 1000 non più 1000, ecco qui, si sono inventate Greta e tutta la corte dei gretini. No, ricordiamo, l'ho scritto qualche giorno fa su internet, che cosa, allora Greta è una parodia, appunto ho detto gretini parodiando la parola cretini, ma cretini, la semantica di cretini, da dove arriva? Da cristiani. E cioè che vuol dire? Che i cristiani credevano nei cretini e loro cretini credevano ad altri cretini. È naturale. Allora, vediamo l'Occidente indaffararsi
a ripetere la vita. Infatti in francese deriva dal francese che è chrétien, chrétien, che sarebbe chrétien, però siccome suona male diventa chrétien. E quindi poi importandolo diventa cretino. Vediamo l'Occidente indaffararsi a riprendere la vita nella pienezza della sua espressione. I traffici e i commerci terrestri e marittimi, le conquiste di territori, le crociate, il potenziamento di imperi e di repubbliche. Il XIII secolo si attrezza in relazione allo sviluppo dei commerci con l'Oriente, organizzando le prime forme di assicurazione marittima. Attenzione! Icarato! Ricordatevi sempre l'importanza dell'assicurazione marittima, anche oggi. Il carato, carato. I registri a due partite, la contabilità e così via. Caro Luca Bartolomeo Pescioli, amico di... ottimo fraticello, amico di Leonardo da Vinci, è venduto, diciamo, spudorato, metodico, professionale alle signorie e ai signori. Esatto. Produceva attorno all'anno 1500 quello che già era una modalità di registrazione contabile che apparteneva agli armatori prevalentemente, esatto, e ai banchieri, che erano, esatto, quasi sempre la stessa cosa. Persona, i quali poi avevano, diciamo, formalizzato una contabilità duro a loro uso e consumo e vantaggio esclusivo, certo, non di quelli che avevano degli affari con loro, che erano sempre succubi, perché andavano a chiedere i soldi, andavano a chiedere portami questa cosa di là, portamela in Palestina. Poi c'era il rocambolesco naufragio, certo, per cui, essendo la caratura di 24 carati, ognuno rischiava un 24esimo. E quindi poi, diciamo, poteva anche permettersi di pagare il premio quando poi l'assicuratore, che magari era anche uno di loro molto spesso, poi risarciva comunque il danno, perché calcolando che almeno una nave su tre arrivava, quella che la merce che portava era moltiplicata per 1000 rispetto a quello che era il prezzo di acquisto, è chiaro che comunque conveniva al sistema. Esattamente come oggi fanno fallire alcune banche, esattamente come fanno andare a fondo la nave all'isola d'Elba, lì a Concordia. La Concordia hanno fatto fallire perché, naufragare, perché così prendevano un bel sostanzioso risarcimento danni, esatto, da parte delle assicurazioni, a cui avevano stipulato una assicurazione, un premio di rinnovo contrattuale, esattamente come le Torri Gemelle la settimana prima. Esattamente. Non solo, ma i 35 morti della nave Concordia servivano per giustificare e dare un senso alla vicenda, alla veridicità, no? Esattamente. Come quando ammazzano il passante casualmente vicepresidente della banca di Francia, sì, all'attentato che sono morte 3 o 4 persone, però serviva per, esattamente, esecutare il presidente che è riottoso e non voleva piegarsi al volere, a certe convenzioni, al volere, capito? E ricordiamoci sempre che quando naufragò, quindi l'apparenza diventa realtà, quando naufragò la nave sopra la quale c'era il grande scrittore Ippolito Nievo, che si stava portando a, ricordiamo, Triestino di nascita e anche da... Veneto, vabbè, uno scrittore di cose venete, poi... Sì. Le confessioni erano... Era stato scritto le confessioni di un italiano, sì, poi trasformata in le confessioni austriaco, di un ottuagenario, giusto. Vedi caso, visto che Ippolito Nievo è morto che a aveva 85 anni. No, è morto che aveva circa 50 anni. No. Perché Ippolito Nievo. È vero che era morto molto più. Era sulla nave che trasportava. Ah, è vero. Le 70 casse d'oro di documenti della spedizione dei 1000 e addentellato. Ah, ecco, è vero. Carcassa di una nave che non si è mai più trovata.
E a tutt'oggi ci sono delle equipes che discendono nel sottomarino di palombari che vanno a cercare questa carcassa e non la trovano, capito? E siamo nel 1861. Ma finiamo questa cosa. Tutti perché cercano la Tittina e non la trovano. E non la trovano. Io cerco la Tittina, la cerco e non la trovo. Eccetera, eccetera, eccetera. Altrettanto abilmente la Chiesa romana organizza. Chi era la cerco la Tittina? Vediamo se scrive. Dunque, te lo dico subito. Era di fine 800. Dici? Fine 800? No. Era una, no, sì, era una canzone tipo Nino Taranto di questi qua. Ah, sì. Forse sì. Era della Commedia napoletana. Era della Commedia napoletana e io mi ricordo che la canzone. Esatto, esattamente. Vi ricordo che nell'immediato dopoguerra, era nel 1945, uno che andava in giro di quelli che fanno. Un burattinaio, quelli che facevano i burattini nelle piazze per i bambini, eccetera. Questo qui però aveva, poveraccio, aveva perso anche le mani. Il legno, la cosa del legno, no? Oh, i burattinai sono quelli che si mettono sotto tutti i bambini. Ah, la casetta. La casetta, l'aveva persa della guerra. E allora cantava, allora andiamo lì. Io ero un bambino nel 1945, questo qui cantava queste due canzoni, me lo ricordo ancora. Ho perso la Tittina, l'ho perso, non la trovo. E dove sta Zazà? Oh Madonna mia! Cosa fa Zazà senza Isaia? Vabbè, proseguiamo. Altrettanto abilmente, attenzione, qui è molto importante, cari amici, questa è storia. Altrettanto abilmente la Chiesa romana organizza la propria contabilità dare e avere, relativa ai meriti o ai demeriti delle anime dei fedeli, inventando sul finire del XII secolo l'istituto del purgatorio. Avete capito? Prima non esisteva, ma però abbiamo fatto la cronistoria di tutte le porcherie eretiche che hanno fatto nel corso dei 1600 anni di loro storia. Certo. Questo è vero, questo non è vero. Come Movimento 5 Stelle. Sì, esatto. Questo è vero, questo non è vero. Poi cambio. No, questo è vero e quello non Tant'è è vero. È vero che noi abbiamo detto 5 stalle, che è più pulito, più profumo. È più profumato. A noi è profumo di letame, quantomeno. L'istituto del purgatorio come mediazione rassicurante che sottrae il cristiano al terribile dilemma inferno-paradiso. Ma anziché rassicurare, la condanna ad una pena temporale calcolata in ragione di giorni, mesi, anni di atroci sofferenze, ignee, inflitte nel purgatorio dai peccatori, dovette ingigantire la paura dei fedeli rendendoli assolutamente assoggettati alla Chiesa e alle sue gerarchie che amministrano questo tipo di giustizia spirituale. Re Filippo il Buono, attenzione ragazzi, francese, qui, quant'era buono Filippo, c'era Filippo il Bello che era un mostro, basta vedere i quadri di Filippo il Bello, era un mostro. Filippo il Buono, te lo consiglio, stabilisce una specie di tarifaria. Il bello dell'umanità è che queste c'hanno le tariffe, cioè quando tu vai a fare una pratica burocratica non te fanno pagare una tariffa, e la tariffa la facevano anche loro per le anime dei suoi sudditi, perché ci voleva mettere la mano anche il potere temporale. Certo. Dice cazzo, lo vuoi fare solo e io? E io che sono? E allora questa è la cosa più bella, quei ragazzi, dovete sapere, per l'anime dei suoi sudditi deceduti. 500 messe da celebrare, a pagamento si intende, per ogni barone. E ci sono ancora delle persone che spendono dei soldi, danno gli euro a fare la novena, per fare dire una messa per il caro defunto. Attenzione, 300 messe per un cavaliere. E tu che sei il cavaliere, 300 messe. Allucinante. 200 per un gentiluomo. Io sono un gentiluomo, mi accontento di solo 200.
e 100 per un valletto, e il valletto, cazzo, sono questi valletti qua, dico io, questi, quelli che facevano da valletto a McCarrick, cardinale, vedete cosa c'è scritto qua? McCarrick ammise le restrizioni, sono stato a letto con i seminaristi, più di così che te deve dire? Ma tu che cosa facevi con i seminaristi? Ah, dormivo. E i seminaristi cosa facevano? Si tiravano le seghe. Alla salute del cardinale. Capito? E il Papa dice io non lo sapevo. E se lo sapevo mi sono dimenticato. È scritto qua. Guarda. Preferisco il mafioso. È più onesto. È molto più onesto e qui abbiamo la documentazione, ragazzi. Se voi volete sapere qualcosa dovete leggere questo libro. Un po' più là. Certo. Ti sfugge. No, si vede. Intoccabili. Perché la mafia è al potere. C'è scritto qui, sono 460 pagine, capito? E ci sono i nomi di tutti i magistrati coinvolti, nessuno li ha mai smentiti. Allora, presumendo con questo tipo di graduatoria che la comminazione temporale di sofferenze sarà tanto più pesante quanto più elevata sarà la posizione nobiliare. Ma come star dietro a questa complicata contabilità di pene connesse ai peccati e di remissioni connesse all'effettuazione di pratiche religiose? Il cristiano previdente cercherà di cumulare un numero di indulgenze tale da assicurarsi il riscatto di anni di pena fino a milioni d'anni. E mi voglio rovinare. Ti voglio svenare. I talleri. Io ho dato al mio parroco 10 talleri. Perché questi 10 come lui ti dava la benedizione, avresti dovuto fare una cambiale. Sì. A 1000 anni, sì, a 2000 anni, in talleri, ce la pago 2000 fra 2000 anni. In talleri, però in talleri. Ci sono delle persone che come oggi si assicurano con gli assicuratori, ci sono anche quelli che fanno l'assicurazione perché dice 100 talleri ti garantisco almeno che ti tolgo 1 milione di anni di purgatorio. Dove le anime sono lì in sofferenza tra pisciate, scorregge, rutti e vomiti di preti. In vista del trapasso, ognuno più o meno dotato di beni personali lascerà per testamento buona parte delle proprie sostanze alla Chiesa in cambio di messe, che poi non le dicono, capito? Tu lasci i soldi in cambio di mezzi, aspetta, voglio dire quella giù. È importante notare che la sinistra non è stata affatto risparmiata. Negli anni di Caselli vengono indagate e perquisite le cooperative rosse e finiscono sotto inchiesta l'ex sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Ti immagini, l'uomo dei gesuiti. Per vari presunti abusi. L'ex segretario siciliano del PDS Pietro Folena. E altri 3 deputati della Quercia per i bilanci di Tele Lora. E il leader del partito PPI, Partito Popolare Italiano, tale Sergio Mattarella, per finanziamento illecito. Poi l'ex sindacalista della CISL ed europarlamentare del Partito Popolare della Margherita, Luigi Cocilovo, per una tangente di 350 milioni, ricevuta dal costruttore Domenico Mollica, che sarà condannato per questa corruzione, mentre il politico si salverà grazie al nuovo articolo 513 per la scena muta dell'imprenditore in tribunale. L'ingegner Giuseppe Montalbano, figlio di un tale delle bandiere del PCI siciliano, nonché padrone di casa di Totò Riina, padrone di casa, come negli ultimi anni di latitanza,
cioè lui come cazzo faceva a non sapere che quello era Totorina, no? Vabbè, gli ultimi anni, per favoreggiamento di un altro boss inafferrabile, tale Salvatore Di Giangi, il fatto che Montalbano, a parte, arrestato e rinviato a giudizio, e questo Montalbano è un nome che, è un gira, nome molto, che gira nell'aereo, nell'aria, sì, nell'aereo, tutte le azioni penali intraprese si siano concluse con l'archiviazione o la prescrizione o l'assoluzione in tribunale. Qui è poco rilevante perché stiamo parlando delle indagini della procura, una procura che con le inevitabili approssimazioni insite nelle indagini preliminari ha investigato a tutto campo in tutte le direzioni e non solo in quella degli uomini da copertina. In quei 6 anni e mezzo finiscono la sbarra in carcere o sotto inchiesta centinaia di esponenti della buona borghesia palermitana, più o meno noti, imprenditori, finanzieri, banchieri, dal Banco di Sicilia alla Sicilcassa, santuari che fino allora avevano goduto della impunità, professionisti, medici, ingegneri, architetti, avvocati, magistrati, poliziotti, giornalisti, commercianti, funzionari dei potentissimi enti regionali. Tralascio altre cose, ma ricordo un certo Sergio Mattarella, che però, guarda caso, viene appena appena citato. Ma qua, guarda lì, guarda qua. No, ma il bello è che qui viene citato anche il fratello di costui, che praticamente risulta che sarebbe stato fatto fuori. Non tanto perché dà fastidio agendo legalmente contro la mafia, ma esattamente perché non aveva mantenuto le 7 promesse. C'è scritto qui, qui c'è scritto molto sull'omicidio Lima, oltre naturalmente a centinaia di picciotti dell'ala anticorleonese, Vito Ciancimino, quello che aveva libero accesso nelle stanze dello IOR, sindaco di Palermo e antecedente all'uomo dei gesuiti Leo Luca Orlando, attuale sindaco non di Palermo. Non è detto che anche Ciancimino non fosse dei gesuiti, eh? No, non era dei gesuiti, era direttamente dello IOR, cioè, come comunicava direttamente con lo IOR, capito? Ma i gesuiti hanno sempre tentato di controllare lo IOR. Sì. Sempre. Certo, poi ma questo riusciti, qualche volta un rapporto no. Era diretto, capito, con come si chiamava quel Marcinkus, quel pretone che aveva sempre il sigaro in bocca, il sigaro, capito? Perché sarà andato in paradiso Marcinkus? Sì, subito, con tutti i soldi che ha versato per le indulgenze. No, ma perché il sigaro in bocca? Allora, le persone devono capire il significato, perché Marcinkus andava sempre col sigaro in bocca? Perché il sigaro in bocca è il simbolo dei mafiosi americani. Li vedi con la lobbia in testa e il sigaro in bocca. Ma anche chi era un altro che poi è finito male in galera? Al Capone, soprannominato Al Cappone, perché è fatto la fine del Cappone, si è fatto beccare. Tutti col sigaro in bocca, capito cari amici? E lo stesso Marcinkus. Leggetevi questo libro e imparerete a capire cos'è l'Italia, capito? E nessuno ha mai smentito nulla di quello che c'è scritto qua, eh? Qui riguarda poi tutto l'aspetto dei rapporti tra la magistratura italiana e la mafia, laddove è chiaro che quelli che erano ritenuti obiettivamente antimafia, Borsellino, Falcone e il generale Dalla Chiesa, andavano, li hanno regolarmente eliminati. Io volevo semplicemente leggere anni dopo Lima, Salvo Lima, confidò a Evangelisti. Chi era Evangelisti? Sindaco di Roma? No. Era. A Fra, che te serve? Ah sì, era il factotum del Divo Giudice. Di Andreotti. Di conoscere benissimo un pezzo da 90 di Cosa Nostra come Tommaso Buscetta. È un mio amico, è uno che conta, Salvo Lima, dice a Evangelisti, all'uomo di Andreotti. E quando la mafia nel gennaio 1980 assassinò Piersanti Mattarella, ecco che l'ho trovato,
Lima gli sussirò, i patti quando si fanno poi si rispettano. Più di così dobbiamo aggiungere qualcos'altro. Pier Santi, un sant'uomo. No, l'hanno anche fatto diventare un'icona, l'icona della resistenza alla mafia, la lotta alla mafia. Quando è uno della mafia. Ve lo rileggo perché è troppo importante. Figlio di Bernardo Mattarella poteva essere uno contro la mafia. Anni dopo, Salvo Lima, anche lui morto di morte naturale, no? Sì. Confidò a Evangelisti, a Fra, che te serve? Chi è che glielo diceva? Non mi ricordo. E cazzo, questo è importantissimo. Il suo autista, quello che poi dopo è diventato... No. Glielo diceva Caltagirone. Ah, sì. Perché che Evangelisti andava a chiedere i soldi a Caltagirone per conto del divo Giulio. A Fra, che te serve? Di conoscere benissimo un pezzo da 90 di Cosa Nostra come Tommaso Buscetta. È un mio amico, uno che conta, Tommaso Buscetta. Vorrei averlo amico anch'io, cazzo. Tommaso Buscetta fu quello che disse a certi suoi carcerati, assieme a lui, amici, che si lamentavano del trattamento. Non mi preoccupate, fra 15 giorni... Sì, siamo a Novara. Siamo a Novara. Cioè, fra 15 giorni si trasferiscono a Novara. E siamo bene. Sì, e staremo molto bene. E quando la mafia nel gennaio 1980, ragazzi, questo è un libro di 460 pagine, nessuno ha avuto il coraggio di smentire quello che c'è scritto, perché sono tutti atti giudiziari e contemporaneamente parlamentari. E quando la mafia... Come non c'è nessuno che ci denuncia per diffamazione? Sì, quella è quella più... Allora, no, lo devo dire, te l'ho detto, ho fatto il conto ieri. Abbiamo depositato, diciamo, prima io da solo e poi in contemporanea, ma dopo poco con Giorgio e poi anche qualcun altro. Altri amici, tra cui anche Andrea. Sì, anche Davide, sì. Diamo merito anche a loro, insomma, ci mancherebbe da averci messo la faccia. Giuseppe, tante volte, Mario pure. Sì. E quindi niente, ho depositato nel corso degli ultimi 20 anni, fra il 2002 e oggi, 17 anni, non 20, 17, fra le 1300 e le 1600 querele, denunciando forse 10.000, 15.000, 20.000 persone, così per la cronaca. Come vedete siamo ancora qui, ci hanno fatto anche qualche bel dispetto. No, attenzione, noi siamo amici della mafia, eh. Oh, mettiamo le mani avanti, perché cazzo, tornare a casa e mettere i piedi e su una bomba non è mai piacevole. Non è piacevole. Ecco, per dire che non ci hanno mai, quando qualche volta, mi pare due o tre volte, ci hanno controdenunciato, controquerelato, poi mi sembra che no. Ah no, ci sono stati due processi, abbiamo vinti. Sì. E poi gli altri hanno ritirato le denunce, le querele per diffamazione. Sì. Quindi vuol dire che quello che diciamo è vero. Allora, dovevo dire appunto, e quando la mafia nel gennaio 1980 assassinò Pier Santi Mattarella, Lima gli sussurrò a Franco Evangelisti. Quello che parlava ai cavalli. I patti. Sussurrò ai cavalli, no? Quando si fanno, poi si rispettano. Hai capito? E poi adesso diciamo un'altra cosa. E Andreotti, è stato dopo l'omicidio di Lima che la mafia è diventata un problema clamoroso. In quel momento non lo era, ma sono discorsi che non stanno in piedi. Quando, a avviso di loro signori, la mafia non era ancora devastante, aveva già assassinato a Palermo soltanto due procuratori capi, il capo dell'ufficio di istruzione e un'altra diecina di magistrati che non si piegavano, il capo della squadra che non mobile si piegavano. Attento. Il capo della squadra mobile, il vice commissario, un paio di ex sindaci, i leader della DC e del PC, il presidente della regione, il prefetto, diecine di poliziotti e carabinieri, oltre naturalmente a centinaia di picciotti dell'ala anticorleonese. Voi capite che cosa significa questo, no? Speriamo che lo capiscano anche loro. Divenne devastante e clamorosa solo nel 1992, prima no.
quando toccò Salvo Lima. Perché solo allora quello sbadato di Andreotti si accorse della mafia? Perché, invece... perché ormai non era più confacente alla politica che doveva fare lui. Ma poi perché c'era anche la faccenda che prima del 1992 e c'era la prescrizione, non c'era il reato di mafiosità. Ah, no? Certo. Che poi fu dovuto a quelle brave persone che sono stati Borsellino, Falcone e anche Caselli. Quando invece imbarcò Lima, strappandola ai Fanfariani nel 1968, e poi Vito Ciancimino. Andreotti non sospettava nulla, la frottola è talmente enorme che persino il fedelissimo Franco Evangelista... Ricordiamo sempre l'episodio del trattato segreto dell'abbazia di Cassibile, certo, dove c'era rappresentanti della mafia siciliana, sicuro americana, e soprattutto c'era il signor Andreotti Giulio come rappresentanza della del città Papa, del Vaticano, del padre del babbo Pio, lo dicono dodicesimo, non so chi sono gli altri, comunque è lui, è proprio lui che guarda caso erano lì a vendere l'Italia o acquistare assieme. Con proprietà. La frottola è talmente enorme che persino il fedelissimo Franco Evangelisti, sentito dai PM di Palermo poco prima di morire, perché Evangelisti morì abbastanza precocemente di tumore, dicono, la smentisce. Allora dice così ai PM di Palermo poco prima di morire Franco Evangelisti: parlammo con Lima 3 giorni di fila. Mi disse: vengo coi miei luogotenenti, i colonnelli, la fanteria, le fanfare e le bandiere. Poi nell'ufficio di Andreotti arrivò Lima, davvero alla testa di un esercito. Allora continuiamo, perché ci vogliono le benedizioni del babbo, o no? Del grande babbo. Ad esempio, un cittadino molto ricco. Vai. Controlla? Vai tranquilla. Ad esempio, un cittadino molto ricco lascerà come testamento la disposizione di celebrare a pagamento 25.000 messe e 10.000 per i suoi genitori. Altre pratiche religiose, come i rosari, le novene, gli anni santi e le grattamenti. Grattamenti di palle. Sì, grattamenti di palle le lascio io. Glielo dico già adesso al Padre Eterno. Voglio una riduzione dei miei anni di purgatorio, perché ordinerò a certi preti che conosco io di grattarsi pubblicamente i coglioni per circa 10 anni consecutivi. Faranno cumulare indulgenze corrispondenti ad anni, secoli e millenni di presunte pene di purgatorio, capito? Però, come dicevo, siccome un aggrattamento di coglione vale per 10 rosari, cazzo, voi lo sapete che c'è lo scambio, no? E mica siamo qui a parlare di euro, qui stiamo a parlare di cose serie, parliamo di anni di purgatorio, per cui un grattamento di coglioni vale per 10 rosari. E un vellicamento di culo di cardinale, soprattutto quelli che dormono con i seminaristi, vale 20 rosari. Rosari benedetti. Detti con il rosario di Padre Pio. Io vorrei capire, a quali menti malate vengono le idee come il rosario, le novene? Vabbè, il rosario lo sappiamo, il rosario è una maniera di perdere tempo. Ho capito, degli islamici, i quali giustamente lo adoprano per perdere del tempo. Cioè, delle idee che non hanno nessun costrutto, come lo stensorio, cioè che cazzo significa? Che significato ha? Beh, lo stensorio ha un significato, perché è la ostensione del sole. Lo quindi, so. L'unica cosa lo che so. Ci salva. Ma infatti San Bernardino non l'ha inventato lui, l'ha preso dal mitraismo. Naturale, ci vuole poco. Capito?
tanto per dirtene uno, no? Anche lo stensorio è del 1464 e il signor Bernardino ha rischiato grosso, sì, perché c'è stato un momento in cui poteva essere dichiarato eretico, certamente, e se l'è vista pure brutta con un po' di fiammiferi sotto il culo, sotto le piante dei piedi. La messa, allora, gli anni santi, cioè, allora, altre pratiche religiose, oh ragazzi, io questo San Bernardino da? Siena. Allora, io non a caso, sì. Siena è un centro politico importante, in quel momento lì era. Allora è come oggi. Certo. Ricordiamoci sempre che in Toscana, ma fra Siena e Arezzo, circola la maggior parte dell'oro mondiale. Sì. Tanto per dirne uno. Quello ce l'hanno un po' con quella famosa banca dell'Etruria. Che ha dato una delle proprie figlie lingotti, ai governi italiani. Quei soldi lì servivano per comprare i lingotti. Lo sappiamo. Che volevo dire? Siena mi fe, disfece mi maremma. Bella questa. Una frase di Dante. Bella. Allora, ad esempio, un cittadino molto ricco lascerà come testamento la disposizione. Io te l'ho detto, io l'ho detto, voi siete testimoni, grattamento di coglioni. E poi, poi tra una cosa e l'altra, grattamento di bucio di culo di cardinale. L'abluzione dei piedi, il lavaggio del pisello. Soprattutto la raccolta dei prepuzzi di Cristo. No, 31 solo in Italia. Tant'è vero che noi avevamo detto, nel caso di questo personaggio, Triginta Cazzus, Triginta minchia è, perché è plurale, e monopallas. Non come con Leoni. No, per avere, o Decebalo. Per avere capito, 300 cazzi, si doveva ridurre la componente coglioni, capito? Mi dici il caso. E date nelle chiese, andate a ammirate e recitate, cosa facciamo a recitare? 100 volte Ave Priape, e perché lì è chiaro che dovete recitare Ave Priape. La messa di Settuagesima potrà fruttare fino a 500.000 anni di indulgenza. In Settuagesima, ricordatevi questa data. Io follia proprio pura. E da allora questa senile potrà anche assumere il valore di plenaria. Pure. E io mi ricordo quando ero ragazzo, vero, l'ultimo. Ultimo che? L'ultimo. Avevo 14 anni, ero negli scout e facevo il servizio di assistenza per il giubileo. L'ultimo giubileo è stato quello del 1950. Sì. E c'era. No, non è stato l'ultimo, ci sono stati due adesso. Sì, quell'altro sono falsi. Quell'altro li ha fatti appositamente per i miliardi di soldi. Che non, ma quello era no. Veramente. Vabbè, no. Quella era la presentazione della Madonna come santa pura, ma vergine, ascesa in cielo. Quello, cioè, è stato il vero. L'ascensione in cielo, no? Anche perché c'era il buon Pio XII che reggeva, ovviamente. No, ancora lo Stato non era disgregato. Sì. E io andavo a fare assistenza, aiuti allo scout, a quelli che facevano, per ottenere le indulgenze plenarie, dovevi fare il giro delle sette chiese. Ecco da dove viene il termine delle sette chiese. Sette chiese. E io andavo. Erano le quattro cattedrali e le altre tre, non mi ricordo. Erano quelle grosse. Certo. Allora, talora questa potrà anche assumere il valore di plenaria. Vale a dire di remissione totale della pena. Ti rendi conto? Venivano qua, se giravano un po' di chiese, pagavano un po' di soldi in qualche trattoria, davano l'obolo, famoso obolo, e tornavano a casa beati e contenti, che non sarebbero più andati in purgatorio, andavano direttamente in paradiso. Anzi, avrebbero incontrato chi? San Pietro con le chiavi del paradiso. San Pietro con le chiavi così, dammi le chiavi. La riforma luterana. E con una bella Coca-Cola fresca in mano. Come per il Natale, no? Certo. La riforma luterana trarrà terreno fertile, l'abbiamo detto tante volte che Lutero fu indignato da questo schifo. Beh, lui era a Roma, era seminarista a Roma, quindi ha vissuto direttamente tutte le porcherie che facevano questi infami. Ma queste le continuano anche adesso. Anche adesso. Non mi ricordo, eccolo qui. Non mi ricordo, ha detto il Papa.
non mi ricordo. Dice, ma guarda, ma tu non avevi detto che quello era rotto il culo? Dice, non me lo ricordo più. Ecco. Quando gli dicono, ma tu quando stai ripreso lì in Argentina, ma non eri amico di questi dei generali? Dei generali, se no non mi ricordo. Ricordiamo che il signor Jorge Bergoglio è stato condannato in Argentina. Certo. E forse... Non mi pare che sia ritornato però in Argentina. No, in Argentina mai, si è girato attorno, è andato in Brasile. Ah, ecco, giusto. Perché se fosse seria, la magistratura dovrebbero arrestarlo, avendoci una condanna. Beh, come è successo a Wojtyla. Lui ha fatto ammazzare quei due suoi correligionari, lo sai, no? Sì, i due gesuiti. I due gesuiti che facevano veramente gesuiti, sì, i missionari veri. Certo, altro che quelli. Poi lui vantava di aver aiutato un altro prete a scappare, pallonaro. Ma anche Wojtyla non andava in Germania, perché Wojtyla l'avrebbero carcerato, perché Wojtyla, da buon polacco, aveva partecipato alla strage... ammazzato un po' le vesti, giustamente, a una strage, dal suo punto di vista. Da una strage di cittadini tedeschi in territorio di polacco, che loro ritenevano polacco, cioè la Danzica. Allora, dunque, la riforma luterana trarrà terreno fertile dalla propria affermazione, soprattutto per l'aberrazione di questa logica: il purgatorio non esiste, il Dio nella sua grandezza ha una misericordia infinita e il suo perdono è gratuito, capito? Avete capito? Il perdono di il Dio è gratuito. Se Dio fosse interessato alle cose del mondo, come diceva Epicuro o Epicuro, certo. Se fosse interessato dovrebbe fare così. Certo. Se fosse un Dio vero, decente, se no, che Dio è? E Yahweh, infatti, essendo Yahweh, non può che essere interessato ai quattrini. Per gli illuministi, poi, se esiste un essere supremo, deve anche avere una bontà che supera tutti i suoi altri attributi. All'incubo dell'inferno o del purgatorio subentra l'aspirazione alla felicità terrena come possibile e non colpevolizzata. Ora è qui. Qui noi invece nasciamo col peccato originale da una parte e con 35.000 euro di debito pubblico sulla testa ogni infante. Ma poi pensate, forse questa è la ragione per cui gli italiani non fanno i figli. Certo. Dice, non voglio creare degli indebitati. Un altro indebitato. Ora è qui, sembra ora essere il verbo del resto mutuato dalla tradizione ebraica. Come gli altri. Non sarà un semplice caso che il debito, una volta rappresentato da pene infliggibili alle anime, almeno per cittadini che oggi vivono la loro esperienza terrena nel territorio già dominato temporaneamente dalla gerarchia della religiosa cattolica, si sia recentemente, come dire, trasmutato nel debito pubblico dello Stato italiano, che come tutti sappiamo ha superato la dimensione di 1.000.000.000 di lire. Qui siamo nel sì, questo è dell'80, ripeto. Capirai. Una specie di contrappasso assunto dalla logica delle indulgenze. Il purgatorio dell'anno 2000, dell'età volgare e successivi, è come lasciato in eredità ai posteri, che vogliano o no crederci, e questa è una considerazione che io faccio mia. Poi vi ho raccontato questa cosa delle suore, però me ne racconto un'altra, perché è qui, va letta ed è molto importante. Ed è e riguarda, io, voi sapete che ho sempre parlato di Jung, quanto sia importante Jung nella cultura attuale, mitteleuropea, diciamo, ma principalmente, sì, e quanto poco sia preso in considerazione dai rimasugli cattocomunisti che vivono ancora nel mito di una realtà stabilita a priori dai preti assieme a Descartes, cioè Cartesio, e agli altri positivisti di fine 800. Un solo inconscio, attenzione che è molto interessante. Il concetto di inconscio collettivo, formulato da Jung tra le due guerre, è diventato una pietra miliare per la cultura e la mentalità occidentale.
Ma che cosa significa veramente questa intuizione geniale che ha rivoluzionato non solo la psicoanalisi? Per Jung esiste un inconscio personale che è formato da tutto ciò che una persona ha dimenticato o scartato dalla propria esperienza di vita. E questo è l'inconscio di questo, quello che l'ha dimenticato. L'ha scartato. Ha dimenticato. Che, ha fatto che, una... quello che gli ha detto il cardinale, ma mi inculavo i ragazzini, ecco qua, l'aveva dimenticato. Ho scartato dalla propria esperienza di vita. Questo inconscio è individuale, il suo contenuto è formato principalmente dalle emozioni che l'uomo ha provato un tempo in forma conscia. L'inconscio collettivo invece è uno strato più profondo. Esso è costituito da immagini arcaiche, ecco perché poi Jung è andato a cercare di come avessero un significato tutti il simbolismo dell'alchimia. Perché lui si è chiesto, possibile che tutti questi alchimisti utilizzassero degli schemi mentali che poi disegnavano ed erano tutti uguali e avevano una rispondenza immediata anche nel semplice volgo che li vedeva. E perché è un inconscio collettivo e perché è un ricordo di segni arcaici. Ecco perché a noi interessano tutte queste cose. Queste immagini che Jung chiama archetipi sono come dei pensieri primordiali, dei modelli che strutturano tutto l'universo. Perché sto leggendo queste cose? Perché quando noi cominciamo a studiare e a capire modalità di pensiero che le dobbiamo per forza far risalire a tempi ancestrali, sono idee che circolano dal punto di vista primordiale, da al di là, al momento della creazione del pensiero, ecco, diciamo così. L'uomo li riceve per eredità, gli archetipi si avvicinano all'essere umano per essere conosciuti e aprirgli la via verso la saggezza che regola il creato. Ecco perché noi siamo sempre interessati al simbolismo e noi avremo sempre come riferimento dei simboli, perché noi sappiamo l'importanza del simbolismo. E rinunciamo però ai simboli spuri che sono quelli che ha messo in gioco la Chiesa, che sono qualcosa che è arrivato molto dopo e con la volontà di imporre dei simboli che a noi non interessano per niente, capito? L'uomo nel corso della sua storia... Anche provenienti da altre culture. Oltretutto, sì, immesse con la violenza e con i roghi nella mentalità dei cittadini che devono subire quello che dicono sti mascalzoni. L'uomo nel corso della sua storia si è dato numerosi strumenti per percepire con la coscienza questi principi formatori. Uno di questi è stata la religione, che ha sempre funzionato da tramite tra le immagini creatrici primordiali e la fragile ragione umana. Ora è venuto il tempo, ecco perché ad esempio il tempo malatestiano di Rimini eccezionale perché il simbolismo che voi vedete quando andate a visitare il tempo malatestiano, a proposito dei simboli, ha dato la tesi proprio qualche giorno fa mia nipote proprio sull'elevato del piancito del tempio malatestiano. Ah, accidenti, della sopraelevazione, capito, no? Importantissimo, che è concettuale e simbolica proprio. Certo, capito? E lì possiamo dire che Leon Battista Alberti ha dato il battesimo del Rinascimento, grazie anche a una grande dinastia che gli ha permesso di farlo. Ora è venuto il tempo alla mente laica, al pensiero laico. Ora è venuto il tempo in cui l'umanità tutta è divenuta maggiorenne e può comprendere gli archetipi. Per Jung questo fatto è dimostrato dalla crisi profonda in cui versano tutte le religioni e le filosofie, ormai non più capaci di funzionare da tramite tra la verità di questi modelli primigeni e l'uomo. L'uomo attraverso un cammino di autocoscienza che è anche fatto con delle visualizzazioni, perché se tu riesci a visualizzare nel tuo intimo, nella tua mente, certe forme archetipali, prendi atto e prende coscienza del momento scaturente della nascita di questi concetti. Tant'è vero che c'è tutta una corrente di psicologia che è quella
che si riduce alla comprensione del significato di tre segni fondamentali, che sono spada, cerchio e triangolo, attraverso i quali l'umanità comunica moltissimo. Ed è possibile, concetti. È possibile vedere che buona parte, ad esempio, dei quadri rinascimentali, ad esempio il più interessante è Raffaello. Raffaello, perché i quadri di Raffaello hanno una composizione. No, ma c'è il quadro rotondo anche, no? Sì. No, beh, quello è rotondo, quello è di Michelangelo. Michelangelo, Sacra Famiglia. Sì, comunque vivono tutti questo simbolismo. E Raffaello, soprattutto, se voi lo andate a vedere, e lo schema è triangolare. Madonna col figlio e con un angelo, in modo tale che venga un triangolo. La prospettiva inventata nel Rinascimento è triangolare. Esattamente. Parte dal concetto del triangolo. Esattamente. L'uomo, attraverso un cammino di autocoscienza, può giungere in contatto con queste poderose idee madri. Tutto ciò non dimostra forse che gli umani in verità formano un unico uomo dotato di un solo inconscio che gli permette l'accesso verso la saggezza regolatrice della vita e della natura? E con questo io chiuderei. Abbiamo altre cose da dire, ma le abbiamo dette troppo. Sì, chiudiamo qui, chiudiamo un altro discorso, quello lì che dovevi fare, oppure sì, no? Come vuoi, io qui. Allora, chiudiamo qui, così. Però mettiamoci all'ombra, eh? No, stiamo bene.